Guarda me, eccoci qua, iniziamo questa nuova serie su Tomb Raider. Allora, nuova partita. Sicuro di poter continuare? Sì. Allora, esplorazione estrema, sopravvivenza estrema. Allora, io me la voglio fare a esplorazione estrema. Non troppo, dai, no. Esplorazione estrema va bene. Cosa spinge una persona a superare i limiti dell'esperienza umana e affrontare l'ignoto? Da bambini ci facciamo domande sul mondo, impariamo, accettiamo e perdiamo la capacità di meravigliarci. Ma alcuni no. Gli esploratori, chi ricerca la verità, sono questi i pionieri che definiscono il futuro dell'umanità. Quegli altri non vengono. Nessuna cifra li farà andare oltre quelle vette. La città perduta deve essere lassù. Sarà un'arrampicata infernale. Io non mi tiro indietro. Lo so. Dovresti star qui con loro. Scordatelo. Comunque io cercherò di parlare meno possibile perché ha una bella storia sto gioco. Io lo giocai molto tempo fa, mi ricordo manco quando ancora non streamavo. Molto molto tempo fa. Troppo bello, troppo bello. Non so se è più bello il paesaggio o il culo di Lara Croft, madre mia. Allora vediamo, ci provo mouse e tastiera all'inizio, vediamo. Vediamo come va. Eventualmente passiamo al pad. Il sentiero si inerpica sulla montagna. Dalla cima avremo una buona visuale della valle dall'altra parte. Bene, ma andiamoci piano. Minchia, però per essere un gioco vecchio, sti cazzi. C'è un vento fortissimo. Dobbiamo solo continuare a muoverci. No, pensavo di stare Anche fermo. se non troveremo niente qua su, tuo padre sarebbe fiero di te. Già, ma sento che troveremo qualcosa. Sono Stai bene? solo scivolata. Tutto a solo posto. cagato sulle mutandine, ma tutto bene per il resto, tranquillo. Zione. Ok, colla è. Ok, così mi sposto, spazio salto e mi riaggrappo. Sono un coglione, sì, è ufficiale. Le pareti scalabili. Attenzione. Salto, bro! No, ok, minchia, se non facevo la fine della frittata. Prendermi, Alfredo, mi raccomando. Vai, Alfredo. Merda, Lara. Mi farai venire un infarto. Va tutto bene? Sì. Forza. Grazie, Alfredo, gentilissimo. 50 punti esperienza, sali sulle Così è un passaggio piattaforme. obbligato. Comunque i movimenti del personaggio, i paesaggi, raga. Ho voluto fare questo gioco, raga, perché su YouTube a me piacerebbe portare qualsiasi gioco che Bene. io non porterei in Dopo ciò stream. E possiamo rintanarci in questa grotta. allora perché no? Credi davvero che Magari qualcuno piace a ci possa qualcuno di pensare? voi. So chi hai Magari mi faccio trovato. passare un po' il Ma la guida tempo. con cui ho parlato diceva di aver visto delle rovine tra queste vette. Beh, lo scopo in teoria è scoprire una città perduta che mio padre affermava di avere, cioè credeva che esistesse.
ma nessuno pensa che esista davvero questa città perduta. E siamo qua. La tempesta si avvicina. In Siberia. Abbiamo un paio d'ore al massimo. Dovrebbero bastare. Siamo quasi in cima. Poi per essere un gioco vecchio c'ha dei dettagli non da poco. Ok. Che ne pensi? Ci siamo quasi, John. Lo sento. Un ultimo sforzo e siamo in vetta. Ok. Vediamo che c'è lassù. Attenzione. Resta vicino alla parete. Ok. Da qui bisogna arrampicarsi. Occhio, potrebbe venir giù del ghiaccio. Ok, ci sei? Andiamo. Vado. Ok. Eh sì, bisogna arrampicarsi, ma... E finisce qui la storia di Tomb Raider. Sono morto in Siberia. Io dico una cosa, perché non... Sai che è un bug, perché proprio non mi sale. Io provo ad andare sopra, ma non va. Invece col pad va, guardate. Adesso sono col pad e va avanti. Attenzione! Oh merda! C'è mancato poco! Diciamo, tutta la fase... di tutorial. Aspetta che ricontinuiamo da mouse e tastiera. Cioè io cambio piattaforma così. Ok. Attenzione. No, no. No, no. Merda! Provo a far presa! Riesci a saltare di là? Ce la posso fare! Ce la farei. Non ho... Oh merda! Non riesco a fare un salto del genere! Resta lì! Ti fisso una cima in vetta! Ok! Ti do un po'. Ok. Saliamo. È bello sto gioco proprio vedere tutte le avventure, le cose che succedono. Cioè sta Lara non so se è fortunato o sfigata allo stesso tempo. Che devo saltare. Lì. Mamma mia, ma con quale forza, con quale logica riesci a fare determinate cose? Avessi stato io, avessi venuto da anni. Ed eccola qua, attenzione. Ci siamo, vedo le rovine. Le rovine della città perduta, dove Artemio si nascondeva. E niente, è finito. Ti tengo! Lara! Mi senti? Sì! Ah, ora ti tiro su! Oh, merda! Questa è una situazione di merda, raga. Possiamo assistere a una situazione di merda. Aspetta! Fammi oscillare fino all'altro lato! Mi fa oscillare! Attenzione, ce la facciamo! Dai! Mamma mia, che dito però! Forza, Lara! E che manca poco! L'ultima oscillazione della vita! Vabbè, ma allora una piccolata fa cadere le montagne. Lara, non riesco a tenerti, la corda scivola. Ti preoccupare, 5 secondi. No. Andiamo. Dai, cazzo, ultima oscillazione. Che cazzo. Arrampicati. Il tempo non aiuta. Vabbè. Dai. Una valanga in arrivo. Torna indietro, Giona! Vai al rifugio! Attenzione, noi andiamo avanti. Perché c'è la visuale un po' a cazzo? Cosa devo scendere? Attenzione. Salta! Ce l'abbiamo fatta. Dai, verso l'aeroplanina. Dove c'è un aereo, però è bellissimo. Mamma mia, quanto piacciono queste ambientazioni così, dove
nel bel mezzo del nulla si scopre esserci una civiltà. Porca puttana, attenzione. Prenditi, prenditi. Perché non ha attrito? Ok. Oddio. Mamma mia. Che ho fatto? Dobbiamo reagire a tutto così sul momento, raga, dobbiamo riflettere. Salto della vita! Ah, ok, ce l'abbiamo fatta, raga, siamo morti comunque, vai. Vabbè, così. Due settimane prima. L'aspetto più crudele della vita è che ne veniamo privati troppo in fretta. Invecchiamo, ci indeboliamo e moriamo. Ma cosa rimane di noi? Ossa? E la nostra anima sopravvive alla nostra esistenza terrena? Io credo di sì. I miti e le leggende nascondono sempre un fondo di verità, ma non la verità della scienza. Qualcosa di più profondo. La chiave che porta alla vita eterna. Forse ho trovato la soluzione dell'enigma. Non sono solo in questa ricerca. Mi sorvegliano, studiano ogni mia mossa. Ora però so chi sono. La Trinità. Un'antica e spietata setta che vuole controllare il futuro dell'umanità. Devo procedere con cautela per il bene della mia famiglia. Se dovesse succedere qualcosa a Lara o ad Anna, io non potrei mai perdonarmelo. Chiudi che fa freddo, chiudi. Non so di che anno è sto gioco, se non sbaglio forse 2016 o 2015, cioè nel senso è un gioco vecchio. Però minchia, se fa la sua figura. Attenzione, stanno entrando. Dai, un colpo di corna, un colpo di corna! Arrivo, sta entrando! Colpo! De corna! Okay. Sono io, Anna! Oddio! Sono mia madre! Scusami, davvero, cosa ci fai qui? Ho visto che i tabloid ce l'hanno di nuovo con te. Pensavo ti servisse compagnia. Altre menzogne. Ti hanno seguita. Seguita? Certo che no. Che sta succedendo? Forse ho trovato la tomba. No, non farai sul serio. La leggenda del profeta è vera. Papà aveva ragione. Lara, tuo padre non... stava bene. No, stava per fare una grande scoperta. La prova tangibile dell'immortalità dell'anima. Io amavo Richard. L'avrei sposato se l'avessi chiesto. Ma era un uomo distrutto. E non voglio che tu faccia la stessa fine. No, Anna, aveva ragione. Erano gli altri a sbagliare. La tomba è in Siria. Siria? Oh cielo, Lara, no! È pura follia! Rimetti a posto la tua vita. Torna a casa, al maniero. Sai bene che non posso tornarci. Questa ossessione ha rovinato tuo padre. Ho visto qualcosa. Qualcosa che... non so spiegare. Ora capisco.
quello che ha passato papà. Sono tutte favole, cose senza senso. Non imboccare questa strada. Sai bene dove porta. È l'unica cosa che conta ora. Troverò la tomba del profeta, Anna. La tomba del profeta. Che poi si scopre che il profeta è Artemio. Scusate lo spoiler, dai. Ve lo devo, uno spoiler. Attenzione, uno scorpioncino. Siamo col furgone del nonno. Stiamo entrando nella zona di guerra. È sicura di quello che fa? Ci siamo quasi. Dovrebbe esserci un'oasi nel canyon più avanti. Spreca il suo tempo. Non c'è niente qui. Continui a guidare, per favore. I soldi sono suoi. Giustamente. Onesto. C'è qualcosa che non va. Quella è solo la milizia locale. L'hai detto a qualcuno, vero? Quelli pagavano più di te. E di puttana. Attenzione. Te lo meriti, cazzo. Spero che un colpo ti entri in culo mentre spara. La uso supposta. Attenzione. Ah, ok, perfetto. Non è in culo, ma... ma è entrato. Ma se non usciamo in fretta, esplodiamo male. Il fatto che lei riesca ad appendersi sempre così è qualcosa di incredibile. Wow, però. Non torni indietro. Deve essere... Comunque non sto usando la webcam, semplicemente perché cioè, è più bello vedere il gioco, secondo me. Così, per intero, per quello che è. Le ricerche di papà parlavano di questo posto. Si narra che la tomba del profeta fu nascosta fra le rupi sopra una delle città dimenticate. La leggenda descrive un'oasi dove il profeta venne sepolto. Quindi il profeta, la tomba del profeta dovrebbe essere sepolta da qualche parte qua. Dai Lara, ce la fai, anche se è inumano farlo. Ecco, vedi che ce la fai. È inumano per gli altri, non per te. Siamo dove stiamo? Ci stiamo importusiando. Incredibile. È una specie di stele. Non riesco bene a tradurre tutto quanto. Ma questa parola... Profeta. Ci sono. Papà aveva ragione. Esplora la sala degli affreschi. Premi Q per l'istinto di sopravvivenza. Ah, ok. Qui viene raffigurato mentre compie il miracolo della guarigione. Gli appunti di papà ne parlavano. Aspetta, è Gesù, praticamente. Leggi l'iscrizione morale per migliorare la tua competenza linguistica. Quindi io... È il profeta che parla a un esercito straniero. Li ha convinti a deporre le armi. Li ha convinti a deporre le armi? Cioè, è Gesù sta profeta, praticamente. Cos'è sta cosa? Questi sono i miracoli del profeta di Costantinopoli. Trucidato ingiustamente per mano degli ordini della Trinità. Attenzione. Ah, vedete, adesso posso tradurre il monolingua, ok? Il mio greco è ancora un po' arrugginito, ma mi sta portando verso qualcosa che è nascosto.
nascosto da queste parti. Posso tradurre il greco di livello 1. Allora, Tab, cosa abbiamo qua? Qua ci sono le sfide nella zona dove siamo noi. Abbiamo, vedi, 3 affreschi presi su 5. Ci sono scorte di monete, cazzi e mazzi. Va bene, questa è la mappa. Siamo chiusi in questa grotta. L'unica uscita sembra essere questa. Tranne per qualcosa che si dovrebbe trovare qua. Cosa? Monete antiche. Le monete possono essere scambiate con equipaggiamenti e potenziamenti. Attenzione. Un altro affresco. Condusse i suoi attraverso il deserto fino all'oasi. Con un pugno. Sono troppo forte. Un'entrata segreta. Là. Là. È incredibile. Se solo papà fosse qui. Hai ragione. Trovo il modo di entrare nella tomba del profeta. Un indicatore obiettivo. Bello, ok. Aspetta, dobbiamo arrampicarci, presumo. Attenzione. Saliamo. Dai, che ce la fai? Oddio. Minchia. Sono già qui. Devo riuscire a entrare. Veloce, veloce. Equilibrista. Grazie. No, no, la. Salta! Oddio. Mamma mia. Mamma mia. Non si ferma davanti a niente. No, di qua, sale. L'ordine della Trinità inseguì il profeta e i suoi discepoli per tutto l'impero, fino allo scontro finale nell'oasi nascosta. L'oasi nascosta. Porca puttana, Artemio, mamma mia. Cioè, guarda quanti scorpioni, oddio. Guarda, guarda come gli è entrato in bocca. Lo scorpione, intendo, eh. Ok, F, spacca tutto. Vai a fare il culo. Io, raga, ma vi immaginate trovare una civiltà così? Cioè, comunque dei resti. Soldati armati contro pellegrini religiosi. Soldati armati contro pellegrini religiosi. Dono della provvidenza, cerca ricompense all'interno di cazzi. Dio, una pergamena. Figlio. Ma questa parla che i seguaci del profeta stanno costruendo una tomba nell'oasi. Ucciso dall'ordine della Trinità. La Trinità invece è quella che gli dava la caccia a questo profeta. A signoruzzo. Porca puttana. Mamma mia. Mamma mia. Abbiamo già la pistola tattica. Ma scusami, fammi vedere una cosa. Sbaglio o colpi infiniti? Azioni infinite. Avanzano forza di esplosione. No, stanno bombardando tutto. Devo sparare. Ok. Cos'è questo? Ma devo, penso di far aumentare il livello dell'acqua in modo che la zattera salga, cioè questa specie di zattera, no? Ah, ok, allora
In teoria devo arrivare qua sopra. Porca puttana. Mamma mia. Sono evitato la morte per poco. Vai, 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 vai. Situazione di merda. Mi è venuto, ma io dovrei andare più velocemente, lo sto facendo. Posto uno più veloce dell'altro. Allora, di qua dove cazzo devo andare? Presumo di dover arrivare lì. Al sto della vita! Mamma mia, un tuffo più merda di questo non l'ho mai fatto. Ok, ah ok, vi faccio aumentare il livello. Ci arrampichiamo. Nel frattempo cadono teste. Teste dei vecchi. Dei vecchi discepoli. Devo arrivare, mamma mia, io aumento il livello del mare, se sono caduto male penso di dover andare qua adesso. Perfetto, stiamo facendo cose. Fin qui tutto bene. Qua cede. Oh, trappola acuminata. Porca puttana, se cadevo. Merda, stanno per entrare. C'è gente già. Prendi questa cosa. Qua questa nota parla di un cavaliere che afferma di aver infilato una lancia nel cuore del profeta. Quindi in teoria il profeta è morto. Mica qua c'è altra roba, io devo andare di qua, però aspetta un attimo che prendo tutto. Allora, ho raccolto tutto quello che c'è nei dintorni, adesso ci manca soltanto di andare qui e proseguire. Ho raccolto monete antiche, qualche pergamena che afferma di aver dato la caccia al profeta e di averlo ucciso. Quindi... Oh, stavo cadendo male. No, la trappola acumina. Ma porca puttana. Ok. Allora, penso di dover far aumentare il livello del mare. Allora, intanto faccio cadere la zappa. E da qui? La trama? Ok, abbiamo fatto delle cose. Però mi sa che ugualmente la prendiamo in colazione. Mamma mia, che avventura. Saliamo. Che è la tomba del profeta, apri tutto, ci troviamo il cadavere della vita. Vuota. O anche un cazzo. È vuota. No, no, dove ho sbagliato? Cazzo. È la Trinità. La tomba del profeta
Cazzo, è Ghost. Dopo tutto questo tempo. C'è Ghost, raga. Il manufatto? All'interno, se Dio vuole. Non aprire. Hai i buchi nella mano, cazzo. Gesù. Apritela. Fate piano. Potrebbe. Ma io in teoria sono là dentro. Diavolo sei? Sei una donna intelligente. Suppongo che tu già lo sappia. La Trinità. Dov'è il manufatto? Non so di cosa tu stia parlando. Non fare la spiritosa con me. Sei stata tu a condurci qui. Senti, era vuoto. Quando ho aperto, non c'erano corpi e nessun manufatto, te l'assicuro. Oh cazzo. Oh. Colpo di scena. Tutti giù. Oddio. Corpo de corna. Corpo non lo pietro, ma comunque è vivo ancora. Oddio. Scappa, scappa. Mamma mia. Cazzo. La minchia sta succedendo. Quella in teoria mi ha centrato in bocca, ma non ne ho preso quella pietra. Va bene. Va bene così. Lara. Ho così tante cose da dirti che... Artemio, Alfredo, lì, come si chiamava? Alfredo. Del profeta. Sì, ma mi hanno seguita. Cosa? Chi? Si fanno chiamare la Trinità. Hanno provato a ucciderli. Diavolo succede qui? Cominci a spaventarmi. La tomba era vuota, ma credo cercassero la sorgente divina. Il manufatto che cercava tuo padre? Sì. E c'è dell'altro. Nella tomba c'era questo simbolo. Ero sicura di averlo già visto. Stavo per impazzire. Poi mi sono ricordata. L'avevo visto qui, in uno dei libri di papà. Stai a sentire. La città perduta di Kitesh pare essere scomparsa in Siberia attorno al XII secolo. Secondo la leggenda, appena prima di essere attaccata dalle orde dei mongoli, fu sommersa dalle acque di un lago. I mongoli. Con il manufatto del profeta. Lo stesso simbolo. Lara. Se la sorgente divina è nascosta tra le rovine di Kitesh, pronta per essere ritrovata, allora devo andare. In Siberia? Stai scherzando? Pensaci. Se questa cosa potesse davvero svelare il segreto dell'immortalità, a noi cambierebbe tutto quanto. Malattie, sofferenze, morte, sparite. Ma non ti sembra una follia? John, ne abbiamo passate tante insieme. Sai che ne vale la pena. Potrebbe essere vero. Non mi chiamalo Alfredo. Ho perso troppi amici e non voglio perdere anche te. Papà non ha mai collegato tutto a Kitesh. È per questo che ha abbandonato tutto. Inclusa te. Smettila di darti la colpa, non c'entri. Se l'è andata a cercare.
Non posso deluderlo. Non ora, è tutto quello che ho. Invece no. E se stessi buona per 5 minuti, lo capiresti anche tu. Si incazza, guarda come si incazza. Ecco perché siamo andati in Siberia alla fine, perché questo qui è quello che è successo 2 settimane prima. Jonah. Oh, attenzione! Cazzo era? Con quale faccia è venuto? Andiamo! Ah, ne vade! Mamma mia, un po' la tarda persina. Prendi la pistola. Ah, ne bande. Da faccia. Ragazzo è Alfredo quando serve. Spara. Sparaci. Guarda come stava scappando. Non puoi fermarci. Merda, Lara. Che cosa facciamo? Ce li ho portati io, Jonah. Se la sorgente divina esiste, dobbiamo trovarla per primi. Si va in Siberia, allora. Ti sei convinto, Alfredo, eh? Voi Alfredo, raga. Commenta con Alfredo se è arrivato a questa parte del video. Ed ecco perché siamo qua oggi. Questo è recente, quindi quello che sta accadendo ora. Minchia, stiamo congelando. E siamo stati presi in pieno dalla valanga, in teoria. Minchia, si è fatto bene. Trova un posto dove rifugiarti. Ragazzi, per questo primo episodio ci salutiamo qui. Vi salutiamo. Spero che vi piace. Comunque, io lo completerò comunque per conto mio. Spero però di far passare il tempo a un po' di voi. Insomma, la sera vi sdraiate nel letto, su te coperte, cavere cavere, mentre guardate una serie. Quindi, io vi saluto. Noi ci vediamo nella parte 2.